un uomo è stato ferito questa notte a Casoria durante una discussione con la sua ex compagna. Il l'ultima fatto è accaduto intorno alla mezzanotte in Abico Quinto Marco Ronco, dove il 25enne aveva incontrato la donna con la quale aveva avuto un diverbio. Un'altra persona è intervenuta e l'ha coltellato ferendolo all'addome. L'uomo è stato medicato all'ospedale di Napoli San Giovanni Bosco con una prognosi di 10 giorni. La polizia ricerca l'autore del ferimento, che non si esclude sia un parente della stessa donna. Da gennaio ad aprile i carabinieri di Caivano hanno svolto un'attività di ricerca di auto rubate destinate al mercato nero dei pezzi di ricambio e delle estorsioni con il metodo del cavallo di ritorno. Nel territorio di Caivano e dei comuni limitrofi, i militari hanno svolto controlli quotidiani, in particolare nelle aree incolte dei Gilanni di via Cinque Vie in zona Sant'Arcangelo, rinvenendo dall'inizio dell'anno una settantina di auto rubate, nascoste sotto i teloni o da coperture fatte di arbusti, pellet e reti. Anche alcune sono state trovate ancora in ottimo stato, altre invece già smontate. Ed i carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna hanno arrestato Salvatore Bruno, 21 anni, di Casalnuovo, Emanuele Abbate, 18enne, napoletano del Vico Tiratoio, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di una tentata rapina e di detenzione e porto illegale d'arma da fuoco. A bordo di una Fiat Panda intestata a Bruno, alla quale era stata coperta anche la targa, travisati e armati di pistola, si erano affiancati per bloccarla ad una 500 in transito a Casalnuovo, alla cui guida vi era un 27enne di Ponticelli, anche lui noto alle forze dell'ordine. Quest'ultimo è fuggito con l'auto e durante il lungo inseguimento è stato esploso anche colpi d'arma da fuoco contro la parte posteriore della 500. Poi, a causa dell'alta velocità, i due banditi hanno urtato una barriera di contenimento a bordo strada e sono fuggiti a piedi. I due sono stati inseguiti, raggiunti ed immobilizzati dai carabinieri. Box con 18 cani di varie razze, 14 dei quali senza microchip e a due dei quali erano stati tagliati anche coda e orecchie, è stato scoperto dai carabinieri della stazione forestale di Marigliano insieme al personale dell'EMPA della provincia di Napoli. I militari hanno effettuato un controllo in località Candelaio a Nola, la cui proprietà era un 35enne di Cicciano, già noto alle forze dell'ordine, scoprendo che in alcuni box vi erano 18 cani di varie razze, tra Pitbull, Beagle e Meticci. Da controlli più approfonditi è emerso che 14 cani erano privi di microchip, motivo per il quale il proprietario è stato anche sanzionato per oltre 2.000 euro. Ulteriori controlli eseguiti con il personale veterinario dell'ASL di Marigliano ha portato a concludere che due pitbull erano stati tagliati coda e orecchie. Il 35enne è stato quindi denunciato per maltrattamento di animali con numeri da record: 150.000 visitatori, 20.000 in più rispetto allo scorso anno, più di 300 ospiti e circa 600 eventi realizzati tra fumetti, cinema, serie TV, videogiochi, giochi di ruolo e performance live. Amici del medio di nostri previsioni per la giornata di sabato 29 settembre 2018. Ok, stacchiamo.